In questo video vediamo cosa sono e come funzionano gli array e gli oggetti in JavaScript. Gli array sono delle variabili che possono contenere più valori invece di uno. Per esempio, posso creare una variabile lista utenti dove possiamo inserire più utenti. Utente 1, utente 2, utente 3. Ci basta inserire un log, attivare il debug, inserire il file corrente per vedere nella console il risultato. E infatti ci verrà mostrato la lista degli utenti, utente 1, utente 2, utente 3. Gli array in JavaScript sono più variabili rispetto a quelli degli altri linguaggi di programmazione. Perché in generale negli altri linguaggi gli array possono contenere solo un tipo di dato, per esempio. Se inseriamo le stringhe, devono essere tutte stringhe, mentre in JavaScript possiamo inserire numeri, valori vero o falso e altri tipi di oggetti, qualunque cosa vogliamo. Infatti, se salviamo e facciamo il debug, ecco che viene accettato tutto. Noi possiamo inserire nuovi elementi semplicemente usando o un indice. In questo caso stiamo dicendo che nella posizione 5 inseriamo l'utente 5 o possiamo anche usare lista utenti.password, punto push e inseriamo ad esempio utente 6. Se facciamo il log, vedremo però che nell'indice 4 manca un utente. Questo perché anche in questo caso JavaScript non è, diciamo, molto rigido su queste cose, quindi accetta il fatto che noi abbiamo inserito 6 elementi. Però, se nel quarto elemento c'è qualcosa di vuoto, lo accetta come vuoto. Gli oggetti in JavaScript funzionano allo stesso modo, in modo diverso dagli altri linguaggi. Possiamo creare oggetti statici, semplicemente usando una coppia di chiave valore, più o meno come i dizionari di degli altri linguaggi di programmazione. Quindi ad esempio creiamo un oggetto come box che può essere un riquadro, può essere un blocco di un videogioco, eccetera, e possiamo stabilire le sue proprietà e i metodi. Quindi basta inserire le funzioni che ci interessano e automaticamente verrà mostrato il box. Possiamo creare anche ovviamente oggetti dinamici, però in questo caso invece di utilizzare l'oggetto come variabile dobbiamo utilizzare una funzione, quindi scriviamo box e inseriamo come parametri lunghezza e altezza. In questo caso la funzione agisce come il costruttore delle classi degli altri linguaggi, quindi possiamo stabilire this.lunghezza uguale lunghezza e this.altezza uguale altezza. Possiamo anche creare una funzione uguale funzione e quindi mettiamo log box aperto. A questo punto noi possiamo stabilire, semplicemente creare una variabile box1 e usare la parola new per creare il nostro box e possiamo stabilire ad esempio 50 di lunghezza e 50 di altezza.
richiamiamo la funzione apri, e se facciamo è nascondendo le vecchie istruzioni, facendo esegui file corrente, che è utile per fare il debug direttamente su Visual Studio, compare box aperto. Se vogliamo ovviamente vedere il box direttamente col log 1, lunghezza, altezza, e apri come funzione. Ovviamente l'editor ci dà un suggerimento. Possiamo vedere che questa funzione possiamo convertirla in una classe. Quindi diciamo che ora JavaScript è da anni che supporta le classi. Quindi il modo migliore per creare gli oggetti oggi è uso delle classi. Ovviamente la funzione apri conviene metterla fuori dal costruttore. In questo modo. Quindi automaticamente, facendo esegui file corrente, avremo lo stesso oggetto. Potete trovare tutte queste informazioni sul GitHub, sul mio repository, per vedere tutte le varie cose di cui abbiamo parlato fino ad oggi.